Ciao a tutti, oggi sono qua per parlarvi delle mie ultime letture, ovvero i libri fumati che ho terminato di leggere, quello che sto leggendo in questo momento e che cosa programmo di leggere dopo. Quest'ultimo periodo a livello di letture è abbastanza strano perché non ho molta voglia di leggere o anche poco tempo per leggere effettivamente, ma quando sono libera non ho molta voglia di leggere e quello che vorrei leggere si è dimostrato un po' deludente. Comunque, il primo libro di cui vi voglio parlare è Feed di M.T. Anderson. In Italia mi avete detto che è stato pubblicato tanto tempo fa e penso sia fuori catalogo, ma spero lo ristampino presto perché di questo autore hanno già tradotto anche un altro libro, Paesaggio con mano invisibile. È stato ospite a Mare di Libri qualche settimana fa, se vi siete persi il vlog lo troverete nelle schede qua sotto in descrizione. Comunque, io al momento l'ho trovato soltanto in lingua originale, in inglese, e troverete poi questa versione linkata sempre qua sotto in descrizione. È stata una lettura molto strana che mi è piaciuta per certi versi e per altri totalmente no. Innanzitutto la storia è ambientata in un ipotetico futuro in cui la tecnologia è avanzata talmente tanto da sviluppare una sorta di computer all'interno del cervello, quindi non è più necessario utilizzare ad esempio i computer o gli smartphone perché tutte le informazioni, la ricerca, le notizie, qualunque cosa è disponibile direttamente nella testa. Quando ad esempio le persone vedono un oggetto, si dirigono in un posto, in un negozio, visualizzano dei banner pubblicitari, delle informazioni inerenti a quei posti, a quelle cose, possono messaggiarsi direttamente attraverso questo dispositivo. È insomma abbastanza inquietante a parer mio, però è una realtà che non faccio fatica ad immaginare, pensando a dove siamo arrivati oggi, quindi è stato molto interessante vedere questo sviluppo e tutte le sue implicazioni all'interno della storia, che vede per protagonisti degli adolescenti, in particolare uno che ci racconta la storia che ho trovato insopportabile, però vabbè. Il protagonista assieme a un gruppo di amici si dirige verso la luna per divertirsi e incontra una ragazza un po' particolare che lo colpisce immediatamente. Durante una festa però un hacker disattiva i loro feed, quindi questi sistemi che hanno nel cervello, e da lì in poi cambieranno diverse cose. Rispetto ad altri romanzi di questo genere, questo mi è piaciuto molto perché inserisce tante belle riflessioni sulla natura, l'umanità, le relazioni, la tecnologia. Io personalmente ho trovato molti spunti interessanti, quindi è una cosa che mi è piaciuta tanto. Dall'altra parte abbiamo però dei personaggi che non ho sopportato dall'inizio alla fine, perché ho trovato veramente stupidi. Questo perché prendevano le scelte sbagliate o si comportavano in una maniera per me raccapricciante, quindi parlo proprio a livello soggettivo. Questo grande sviluppo tecnologico ha portato però a delle carenze per quanto riguarda l'educazione dei più giovani, la loro formazione e crescita personale. Per dirvi, nei momenti di difficoltà, se trovavano un termine particolarmente difficile, in pochissimi secondi visualizzavano già la traduzione, il significato nel cervello. Stessa cosa ad esempio per le date, le informazioni storiche, quindi avendo accesso a questa rete ampissima di informazioni lo studio ne ha risentito molto, e questo si riflette tantissimo secondo me sulla crescita soprattutto personale dei personaggi. Quindi a livello di concetti, di riflessioni, mi è piaciuto questo libro, ma non mi è piaciuta la trama né tantomeno i personaggi. Per quanto riguarda invece il livello di inglese, io personalmente non l'ho trovato difficilissimo, anche se ci sono diversi termini nuovi inventati dall'autore proprio perché si tratta di una storia ambientata in un ipotetico futuro. Per il resto l'ho trovata una storia abbastanza scorrevole, anche perché è divisa in numerosi capitoli di poche pagine. Più in generale si parla dell'autore, della sua passione e legame con questo animale e appunto la storia del gorilla. Non so bene che cosa pensare di questo fumetto perché ci sono diverse cose che mi sono piaciute tanto, ma
Verso la fine mi ha lasciata un po' indifferente questa lettura, nel senso che ho percepito un certo distacco fra me e l'autore, l'opera, come se ci fosse una vera e propria barriera. La parte che mi ha colpita di più è quella dedicata all'Africa e alla storia del gorilla. Ci sono dei riferimenti alle fiabe africane, una cosa che ho apprezzato tanto, inoltre gli ambienti, questo contatto con la natura, il concetto di diversità, insomma, tante piccole cose che hanno saputo comunque coinvolgermi all'interno di questo fumetto. In particolare il concetto di diversità e di come vengono visti e considerati gli albini, tutti i pregiudizi al riguardo nella cultura africana, è una cosa che mi ha toccato particolarmente, così come la storia del gorilla, che magari passerò per ignorante perché in parte lo sono, ma non conoscevo minimamente, quindi è stato bello poter conoscere qualcosa di nuovo attraverso anche gli occhi dell'autore. Come vi dicevo, la storia è in parte biografica, l'autore comunque parla di sé, del suo rapporto con la figura del gorilla bianco in generale, e proprio in queste parti ho percepito un certo distacco. Non sono riuscita a capire tutto quello che veniva raccontato, è come se cercasse di spiegare il rapporto, quello che lo lega comunque alla figura del gorilla bianco, senza voler dire troppo, o come se desse per scontate delle cose. Io almeno ho avuto questa percezione, quindi c'è stato un po' di distacco, ecco. Nel complesso però è stata una lettura piacevole, a tratti anche commovente, perché sono una persona molto sensibile quando ci sono delle storie che parlano di animali, e animali visti poi con occhi umani, quindi in cui si cercano di vedere delle emozioni, dei sentimenti che magari proviamo soltanto noi, mi tocca sempre particolarmente. I disegni mi sono piaciuti, ma la cosa che mi ha colpito di più è questo rosa che caratterizza tutto il fumetto, veramente molto molto bello. Io l'ho trovato anche particolarmente estivo, poi sarà che l'ho letto sotto al gazebo appunto quest'estate, quindi è stata comunque una lettura piacevole. Andando avanti, ho letto Carta in tavola di Agatha Christie, un romanzo di Poirot edito da Mondadori, se non sbaglio al prezzo di 9 euro, comunque troverete tutti i titoli linkati qua sotto in descrizione. In questo romanzo vediamo Poirot all'opera dall'inizio alla fine, del motivo che mi ha spinta a leggere questo romanzo, perché avevo proprio bisogno di qualcosa di questo genere. In pratica Poirot incontra una figura molto particolare, Shaintana, adesso non mi ricordo come si chiama, comunque una persona che all'interno del romanzo viene descritta in più di un'occasione come mefistofelica. In pratica questa persona invita Poirot ad un ricevimento per mostrargli una collezione molto particolare, ovvero si vanta di conoscere delle persone che hanno commesso degli omicidi ma che non sono mai state incriminate per questi. Durante questo ricevimento il padrone di casa però viene ucciso, e i sospettati sono 4, gli unici 4 giocatori che erano presenti nella stessa stanza dove è stato poi trovato il cadavere. Fra tutti i romanzi di Poirot che ho letto finora, è sicuramente quello più macchinoso, in cui c'è veramente tanto da ragionare e indagare, ed è il romanzo in cui si mette veramente all'opera l'investigatore, mette in moto le sue famosissime celluline grigie. Purtroppo però sono rimasta delusa da questa lettura, perché non mi ha lasciato nulla. È brutto da dire, ma è così. In genere quando leggo Poirot mi sento rinfrescata, riesco sempre a capire qualcosa di nuovo, un'informazione che magari può riguardare anche semplicemente la quotidianità o qualcosa che caratterizza i romanzi di Agatha Christie, il periodo in cui è vissuta, magari scoprire qualcosa di nuovo sul personaggio di Poirot, che a me piace tanto. Invece in questo romanzo nulla, è semplicemente l'indagine, che per carità è interessante, perché comunque ci sono tanti risvolti inaspettati. Tutte le volte che penserete leggendo "ah, è stato lui di sicuro perché ha fatto questo e quest'altro", rimarrete stupiti, perché è in continua evoluzione l'indagine, si scoprono veramente tante cose e nulla è come sembra. Proseguendo, ho letto il volume 24 dell'Attacco dei Giganti di Hajime Isayama, edito da Planet Manga al prezzo di 4,50 euro. Finalmente è uscito questo volume, lo attendevo tantissimo, ma il problema che ho con l'Attacco dei Giganti è che tutte le volte che esce un numero nuovo io lo leggo immediatamente, poi passano i mesi e io nel frattempo mi dimentico che cosa è successo in quello precedente, quindi inizio a leggere immediatamente perché non posso aspettare, perché sono troppo curiosa,
Inizio però faccio fatica, nel senso, e questo chi è? Ma cos'era successo prima? Fatemi sapere se capita anche a voi. Infatti dovrei, secondo me, tenerli buoni da parte, poi leggerli tutti alla fine, ma veramente non ce la faccio, sono troppo curiosa perché in questi ultimi volumi, tipo dal 20-21 in poi, la storia ha preso una piega veramente inaspettata e wow. E quindi sono troppo curiosa di andare avanti, ovviamente non posso dire altro perché rischierei di farvi spoiler. Se non l'avete mai letto, io ve lo straconsiglio, veramente molto bello. Se avete ancora qualche dubbio a riguardo, guardatevi l'anime, perché è quasi più bello del manga, se non fosse che la storia si ferma tipo al volume 9-12, non ricordo bene, e siamo appunto al volume 24. È veramente fatto molto bene. Ho letto poi Basilico di Giulio Macaione, edito da Bao. Io ho la versione digitale acquistata a 99 centesimi perché era in offerta su Verticomics. Ve l'avevo anche detto su Instagram, c'erano diversi titoli Bao scontati a 99 centesimi. Di solito quando ci sono queste offerte ne approfitto per recuperare magari qualche fumetto che mi incuriosisce particolarmente. La storia vede per protagonista una famiglia, in particolare la madre Maria, che è un'abilissima cuoca e il suo segreto in cucina è appunto il basilico, e i suoi 5 figli, che è stata costretta a crescere praticamente da sola in seguito alla scomparsa del marito. Questa è una storia che parla di famiglia, in particolare di un dramma, ha dei risvolti abbastanza da noir, e mi ha intrigato per questo aspetto perché noi vediamo i personaggi e la storia da diversi punti di vista. In particolare c'è un capitolo dedicato ad ogni figlio e anche a Maria. Ogni capitolo si apre con una ricetta in cui c'è ovviamente il basilico, e questa ricetta richiama un piatto che caratterizza o che piace particolarmente al protagonista del capitolo, ed è una cosa che mi ha fatto impazzire. Mi è piaciuta veramente tanto come scelta, perché la cucina, il cibo è qualcosa che lega comunque la famiglia e tutti i personaggi fra di loro, senza però sfociare nel libro prettamente culinario. C'è un bel mix di ingredienti all'interno di questa storia che mi è piaciuto tanto. I personaggi della storia sono molto differenti fra di loro, e grazie a questi capitoli in cui viene raccontata la stessa storia ma appunto da punti di vista differenti, abbiamo l'occasione di conoscere tutti i personaggi della storia, di capirli meglio e di capire in generale e di scoprire pian piano il grande segreto che si porta dietro Maria. Come vi dicevo, si parla di famiglia, di relazioni, religione, cucina, insomma ci sono varie tematiche che secondo me vengono sviluppate bene all'interno della storia, in particolare il concetto di famiglia e di amore, perché avendo diversi personaggi ovviamente la loro opinione riguardo certe tematiche è differente, ed è bello avere più voci. È stata una lettura molto interessante anche perché uno dei personaggi principali della storia è la città in cui è ambientato il fumetto, ovvero Palermo, una città che non ho mai avuto occasione di scoprire, di visitare, ed è stato bello viverla, scoprirla un po' attraverso i personaggi, i cibi, il linguaggio, quelle piccole tavole magari dedicate agli ambienti, insomma. È stata per me una bella scoperta, anche se ho qualche dubbio riguardo al finale, però è una cosa abbastanza soggettiva. L'ultimo fumetto che ho letto è il numero 8 di Tsubaki Chō no Holy Planet di Mika Yamamori, edito da Star Comics, al prezzo di 4,30 €. Finalmente l'ho letto, non vedevo l'ora, nonostante, lo ripeto sempre, nonostante non sia una storia particolarmente originale, riesce a intrattenermi. È il mio momento un po' più spensierato e frivolo che ne ho bisogno, ho bisogno di questo momento, è veramente accattivante come storia, molto molto carino. Poi se non avete letto mai nulla di Mika Yamamori, ve la straconsiglio, i suoi disegni sono favolosi. Comunque, a parte questo, ovviamente non posso parlarvi della storia in sé di questo volume trattandosi dell'8, sono tutto sommato un pelo delusa, perché verso la fine entra in scena un personaggio che già trovo odioso e che secondo me servirà soltanto per ingarbugliare un po' la situazione, per farci venire un attacco di panico, di cuore riguardo alle situazioni sentimentali di questo shoujo. Però a parte questo,
ho apprezzato tanto, ma veramente tanto, l'extra finale dedicato a Mamura, che è un personaggio di un'altra serie di Mika Yamamori, che è il mio personaggio preferito, e quindi l'ho apprezzato veramente tantissimo. L'unica cosa che non mi piace è che anche nel numero 7 c'era pochissima storia, perché comunque i volumi si fanno sempre più brevi e contate che parte del fumetto è dedicato appunto a una storia extra, quindi perché? Al momento invece il lettore il sognatore di Lainey Taylor, uscito da pochissimo per Fazzi Editore nella collana Leia, sicuramente lo avrete già visto ovunque online perché lo stanno leggendo tutti, ne stanno parlando tutti, è un libro che io attendevo tantissimo qua in Italia perché è uscito in lingua originale appunto un annetto fa se non sbaglio, e sono contentissima che l'abbiano portato qua in Italia. Al momento sono un po' indietro con la lettura perché non ho molto tempo per leggere, però presto arriverà anche la mia recensione, non temete, perché al momento mi sta piacendo molto. Ho letto circa un terzo del libro. Devo dire che lo sto trovando molto interessante, innanzitutto per lo stile di scrittura dell'autrice, che trovo molto particolare e raffinato. Mi piace il protagonista perché mi ci rivedo moltissimo. Come vi dicevo, sono ancora all'inizio, quindi non è successo granché, c'è semplicemente stato introdotto un po' il mondo e soprattutto il protagonista, e non vedo l'ora che si metta in moto la storia. Dopodiché leggerò senz'altro, non so se subito dopo o comunque ho intenzione di leggere al più presto, Poirot sul Nilo di Agatha Christie. Questo perché la mia amica Arianna del filo di Arianna, troverete poi il suo video e canale nelle schede qua sotto in descrizione, ha deciso di aprire un gruppo di lettura dedicato ai classici. Quindi sono super emozionata per quest'idea perché, come sapete, ho riscoperto nell'ultimo periodo che mi piace partecipare ai gruppi di lettura, non sono sempre costante, però la trovo un'idea molto stimolante, e soprattutto l'idea di un gruppo di lettura dedicato ai classici mi sembra molto molto interessante, proprio perché non leggo molto i classici, non ho mai lo spirito, la motivazione giusta, e questo gruppo potrebbe fare al caso mio. Per questo periodo estivo è stato scelto Poirot sul Nilo, io sono contentissima perché nonostante conosca già la storia ho piacere di rileggerlo insieme ad Arianna e a chi vorrà partecipare appunto a questo gruppo. Queste erano quindi le mie ultime letture, fatemi sapere questo sotto nei commenti che cosa ne pensate, se avete letto anche voi uno dei libri fumetti che ho citato oggi, e in generale che cosa programmate di leggere quest'estate. Io spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!